Buongiorno, parliamo con Mario Rusconi, che è il presidente dell'ANP Roma, e parliamo con lui di un fatto di attualità di questi giorni, di queste ore. Qualche giorno fa abbiamo letto su Repubblica che Alan Elkann ha fatto un viaggio in Frecciarossa da Roma a Foggia e si è trovato nella carrozza insieme con un gruppo di giovani, di studenti. A suo dire, piuttosto agitati, piuttosto scalmanati, insomma, hanno fatto rumore, urlavano, strillavano, usavano il cellulare in modo improprio e così via. E da questo però hanno avuto origine tutta una serie di polemiche, a partire dal fatto che Elkan denomina questi ragazzi l'anzichenecchi. Ecco, allora, Mario Rusconi, partiamo proprio di qui. Tu sei anche un buon conoscitore, della lingua e della cultura tedesca. L'anzichenecchi, che cosa vuol dire innanzitutto? Ah, è una deformazione sicuramente romana agli inizi del Cinquecento, quando arrivarono nella nostra città, e siccome si chiamavano in tedesco Landsknechten, cioè ragazzi del contado, i romani hanno subito naturalmente storpiato il nome Lanzichenecchi. È interessante notare che noi abbiamo delle tracce anche storiche di quel passaggio, perché in una chiesa romana famosa di Sant'Andrea della Valle, sulle mura esterne, sui mattoni ci sono ancora, diciamo, i graffiti fatti da questi lanzichenecchi, e poi ci lamentiamo delle persone che lo fanno al Colosseo, insomma. Niente di nuovo sotto il sole, insomma, già 500 anni fa venivano fatti questi sfregi ai monumenti della città eterna. Ecco, ma secondo te Elkan ha ragione quando usa questo epiteto, questo termine, l'anzichenecchi? Effettivamente, a leggere l'articolo, tu ti sei fatto l'idea che questi ragazzi siano davvero dei lanzichenecchi? Ma veramente, più che fermarmi, diciamo così, al dito, ho cercato di guardare la luna, per usare appunto una metafora, nel senso che ho visto anche tutte le polemiche su questo articolo, persino polemiche filologiche relative al capitolo di Proust e così via. Cioè, questi sono aspetti, mi permetto di dire, secondari. Certo, io non li avrei chiamati lanzichenecchi sicuramente, però il problema vero, fondamentale, non perdiamoci nei formalismi, nelle questioni di lana caprina, è l'atteggiamento spesso dei nostri giovani quando sono in gruppo, quando sono non solo sui treni, quando sono fuori dalle discoteche, quando sono in città. Io abito in un quartiere cosiddetto bene di Roma, capita spesso che durante l'inverno, durante la primavera, vediamo gruppi di questi ragazzi seduti dappertutto, mangiano, bevono, sporcano, imbrattano, eccetera. Beh, allora il problema qual è? Il problema è che cosa può fare la scuola e gli adulti per cercare di ricondurre ad una forma, io direi, di educazione. Aggiungerei una parolaccia poco in voga adesso, e di gentilezza soprattutto. Cioè, dobbiamo provare a veicolare ai nostri ragazzi l'importanza dell'essere in una comunità anche con atteggiamenti gentili e non sempre spavaldi ed aggressivi, fermo restando che poi è chiaro che non condivido molte delle espressioni usate da Elkann, ma non mi sembra quello il vero problema, almeno per noi persone di scuola. Ecco, ma perché secondo te la scuola fa così fatica ad educare a quella che tu adesso hai correttamente, secondo me, denominato educazione alla gentilezza? Perché si fa fatica ad educare i ragazzi a questo? Perché la scuola è purtroppo polverosa, nel senso che la scuola avrebbe necessità, a mio parere, non solo a mio parere, a parere di molti, di aprire le finestre e far entrare un po' di aria fresca. Cosa intendo dire anche qua al di fuori di metafora? Che c'è tutto un vissuto culturale dei nostri giovani che la scuola non tratta, ma non per cattiveria degli insegnanti, sono fin troppo bravi, la maggior parte di loro è fin troppo capace e brava, e non c'è la musica, non c'è il cinema, non c'è la danza, non ci sono le letterature straniere, non c'è l'educazione sessuale, cioè tutta una serie di elementi che fanno parte di quella che io chiamo la cultura underground dei nostri ragazzi. Allora i ragazzi sentono un forte scollamento rispetto a quelle che sono i loro talenti, i loro desideri, persino le loro pulsioni, diciamo, di approfondimento. Un grande intellettuale tedesco scomparso lo scorso anno, Hans Magnus
Enzensberger, diceva che l'educazione per funzionare deve essere seduttrice. Ecco, la scuola deve recuperare la capacità di sedurre culturalmente i nostri giovani. Siamo stati capaci in questi ultimi decenni? A mio parere no, anche se ci sono molte eccezioni estremamente positive, ma sono eccezioni. Senti, c'è il vecchio detto però che per educare un bambino, per educare un ragazzo, occorre un intero villaggio. Forse è anche il villaggio che sta intorno alla scuola che non funziona. Su questo sono pienamente d'accordo. Il villaggio è fatto di tutta la comunità scolastica, è fatta degli insegnanti, dei presidi, aggiungerei soprattutto anche dei bidelli. Io ho avuto dei bidelli straordinari nella capacità di formare e di venire incontro alle necessità dei ragazzi. Ecco, dobbiamo recuperare questo senso di comunità, aggiungerò anche qua, ogni tanto mi scappa qualche parolaccia, questo senso di missione che è la scuola, perché la scuola è una missione. Non capisco perché ogni tanto ci sia qualcuno che si alza col ditino da maestrina con la penna rossa contro la parola missione e poi se diciamo mission all'inglese o all'americana immediatamente sbaviamo di gioia, insomma. La scuola è anche una missione, cioè bisogna avere delle caratteristiche psicologiche, non solo culturali, formative, comunicative, estremamente importanti. Ecco qua il piano di lavoro che bisogna fare sugli insegnanti che per troppi decenni sono stati abbandonati. Sì, e qui entriamo nel tema del reclutamento, molto complesso, molto delicato, non ci addentriamo. Torniamo sulla questione dei ragazzi, dei lanzichenecchi, come li ha definiti Elkan. Valditara ha una sua idea in proposito, non si riferisce ovviamente ai lanzichenecchi del treno Roma-Foggia, ma più in generale Valditara dice no, dobbiamo ripristinare delle regole, 5 in condotta, bocciatura, 6 in condotta, si va a settembre sulla disciplina di educazione civica e così via. Ecco, tu pensi che sia sufficiente questo per indurre i nostri ragazzi ad essere un po' più, usiamo questo termine brutto, educati? Beh, anzitutto una serie di problemi, cerco di essere molto sintetico. Da una parte il voto per il comportamento, condotta, eccetera, ho visto anche polemiche se si usa la parola comportamento, condotta, nomina sunt substantia rerum, secondo alcuni, per quanto riguarda il voto e per quanto riguarda le misure da prendere. Cioè le misure da prendere dalla scuola devono essere misure che abbiano naturalmente un fine educativo, ma devono essere alla fermezza. Posso dire che, ad esempio, nell'elaborazione che verrà fuori probabilmente a giorni da parte del Ministero e del Ministro Valditara sul voto da dare ai ragazzi per il comportamento, ci sono anche indicata tutta una serie di misure che io personalmente, come preside, ho adottato da anni. Ho mandato ragazzi negli ospedali, negli orfanotrofi, presso gli anziani, presso la Caritas, cioè sono tutte misure recuperative che vanno, diciamo, nella direzione del recupero del ragazzo, non sono mai crudeli, cioè non è che chiediamo il riformatorio con le cinghiate come poteva essere 100 anni fa, insomma. Secondo poi l'altro argomento, il voto, anche su questo, sul voto di condotta, ah no, è meglio il giudizio qua là, io vorrei dire, non so, io non sono un docimologo, però come minimo ho fatto il militare a Cuneo per 3 anni, diceva Totò, e ho imparato qualche cosa, insomma, nel senso che il voto è semplicemente un simbolo. Io invece del voto potrei adoperare, come in ambito per esempio americano, le lettere, potrei adoperare i colori. L'importante è che dietro al voto, il 7 in condotta o l'8 in matematica o il 9 in latino e così via, ci siano tutta una serie di descrittori che vengono poi compendiati nel voto, descrittori naturalmente delle competenze dello studente. Ha 8 in condotta perché riesce a familiarizzare così, non sempre però sta attento, cioè queste cose sono di una banalità totale, ma a noi italiani molto medievali piace molto trovare i momenti di divisione, mai quelli, diciamo, di cooperazione. Senti Mario, però ritorniamo su Elkan, che in questo articolo che è uscito a sua firma su Repubblica si autodescrive come
un simpatico signore non più giovane che fa questo viaggio leggendo Alla ricerca del tempo perduto di Proust. E si fa una descrizione di sé appunto come un aristocratico però molto colto, che quindi non è che legge l'ultimo editoriale di Galli della Loggia o di Che so io, ma legge insomma una roba molto importante. Ecco, legge addirittura uno dei massimi capolavori del Novecento. Ecco, ma non ti sembra che sia una autodescrizione un po' autocelebrativa, forse anche fuori luogo? Quindi probabilmente anche questo ha contribuito a non rendere molto simpatiche le sue esternazioni. Ti voglio anche dire un episodio che mi è successo molti anni fa. Ero sul treno per andare a Milano all'università, dovevo fare una relazione. Io durante il treno, quando dura diverse ore, scrivo articoli, mi concentro su qualche saggio, tutte quelle cose che uno non riesce a fare nel turbinio quotidiano. A un certo punto non riuscivo più a concentrarmi assolutamente. Chi parlava dell'amante, chi dei lavori e chi dei nipoti, e chi, di tutto succedeva. E naturalmente eravamo in prima classe, tutte persone vestite per bene. Mi sono a un certo punto alzato, ho cominciato a urlare come un pazzo, dicendo: "Ma volete smettere di fare tutto questo frastuono? Ma dovete mettere in piazza tutte le vostre faccende? Ma non avete un minimo di pudore e di ritegno?" Beh, ti giuro che ho ottenuto il silenzio assoluto perché ero talmente fuori di me che hanno capito che sarei potuto, diciamo, arrivare a degli eccessi non controllabili. Ecco, però non hai detto, scusate, guardate che io sto leggendo Thomas Mann in tedesco, non disturbatemi. Avrei potuto anche dirlo e la prossima volta lo dirò. Così avrò almeno tutta una serie di denigratori, di leoni della tastiera che se la prenderanno con me. Quindi, secondo te, Elkan ha fatto bene a dire stavo leggendo Proust? No, 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 non sto dicendo questo. Probabilmente c'è un sovrappiù, diciamo così, come dire, di autocompiacimento che adesso, al di là delle mie battute, non avrei adoperato. Ma il problema vero, ripeto, la luna, non il dito, il problema vero è il comportamento dei nostri ragazzi. Io ho visto delle scene tremende. Fermo restando che posso, diciamo, dire una scena che ho visto in Germania, tanto per dire come dire, la configurazione educativa di altri stati, metropolitana. Di Berlino, un gruppo di 3-4 ragazzotti cominciano a urlare. Qualcuno ha una bottiglia di birra. Arriva il controllore, che era una donna, che molto gentilmente dice di abbassare il tono, eccetera. Questi continuano imperterriti. La signora fa una telefonata. Alla stazione successiva di Berlino, vedo 4 agenti in tenuta antisommossa con armi, tutto il possibile e immaginabile. Sembrava che fossero in guerra in Ucraina, che prendono questi ragazzi. Ragazzi, li mettono verso il muro, li fotografano, li ammanettano e li portano via. Ora non dico di arrivare a queste forme, non ci appartengono naturalmente, però il fatto che è importante è capire che i nostri ragazzi troppo spesso eccedono, soprattutto quando sono fuori, eccedono con le donne. Quei ragazzi, leggiamo anche bene quell'intervista, ci sono tutta una serie di frasi sessiste che sono disgustose, va bene? Poi si poteva non citare Proust, magari sbagliando persino il capitolo, eccetera, come è stato detto, eccetera, però l'elemento fondamentale è l'aggressività di questi ragazzi che noi vediamo spesso anche fuori. Io ho assistito a delle scene, tra l'altro, di aggressività nei riguardi di qualche persona anziana. Io non sono giovanissimo, però mi sento un ragazzotto da questo punto di vista. E sono intervenuto anche qua a Roma, in piena zona cosiddetta bene, 4-5 ragazzotti che stavano dileggiando un anziano che chiedeva qualche cosa. Io sono intervenuto in quel momento. Secondo me, il mio era un dovere civico e di insegnante. Bene, ringraziamo Mario Rusconi per queste sue considerazioni e quindi l'invito per tutti noi e cerchiamo tutti quanti, noi che siamo educatori o che comunque abbiamo delle responsabilità pubbliche in questo ambito, cerchiamo appunto di fare in modo di costruire un villaggio che serva ai ragazzi per educarsi e per relazionarsi sempre meglio con gli altri e anche fra di loro. Grazie Mario. Grazie a tutti voi.